Quelle che seguono sono parole oggi, dopo Brexit e Trump, di un'importanza incommensurabile. Leggo un testo. Una linea diretta unisce la follia dell'iperinflazione tedesca al Terzo Reich. In quei giorni, la negoziante che senza battere un ciglio chiedeva 100 milioni di marchi per un uovo, dimostrava che nulla più al mondo l'avrebbe potuta scioccare. Fu durante la crisi che i tedeschi persero la capacità di confidare in se stessi e impararono ad aspettarsi ormai qualsiasi cosa dalla politica, dallo Stato, dal destino. I milioni che furono allora rapinati dei loro stipendi e risparmi divennero le masse con cui lavorò Goebbels. Questo è Thomas Mann. E io faccio eco alle parole del grande letterato quando vi avviso qui, come faccio da 16 anni, che una linea diretta unisce oggi la furia sommessa di centinaia di milioni di occidentali con l'avvento del prossimo Adolf Hitler. Trump, Le Pen, Hofer, Orban, Petri in Germania, Wilders sono per adesso solo il primo tratto di quella linea e ho scelto il disastro della Repubblica di Weimar non a caso, sapendo benissimo che è un'amplificazione delle condizioni semidisperate delle centinaia di milioni di occidentali di cui parlo, ma l'ho scelto perché nelle parole di Thomas Mann c'è tutto quello che dovete sapere, c'è tutto quello che dovete sapere per avere terrore. Oggi, per i vostri bambini, e idealmente ci sarebbe tutto quello che dovreste sapere per agire adesso. Ok? E allora cosa c'è nelle parole di Thomas Mann? Soprattutto questo, quando i popoli si sentono traditi e abbandonati al freddo proprio dalle classi politiche che dovrebbero proteggerli o dai sistemi internazionali che dovrebbero proteggerli, dopo un lungo periodo si gettano per esasperazione nelle mani del vendicatore, quello che poi fa l'apocalisse. E torna Thomas Mann. La negoziante tedesca, divenuta allora a questa anima di cuoio, ormai impossibile da scioccare, rappresenta i milioni di noi che ormai neppure più spostano un gomito dal divano di fronte alla morte dei redditi, delle pensioni e di ogni singolo diritto che era scontato. Quando mio padre era al mondo, era scontato. Non spostano più un gomito di fronte alla chiara consapevolezza che quei bambini che hanno lì, che giocano in cucina, domani saranno servi della gleba con degli stipendi con cui non neanche cominciano a sognare un matrimonio. Non spostano più un gomito di fronte al fatto osceno che dei milionari non eletti da nessuno sono il loro governo e non sta più neanche lì a casa loro. Non spostano più un gomito di fronte all'evidenza scritta anche dai giornaletti dei paesi, dei paesini, l'evidenza che i nostri politici non possono più parlare se non c'è il permesso di 100 cravatte blu a Bruxelles o a Manhattan. Non spostano più un gomito di fronte al fatto che se si lamentano vengono tranciate a metà da parole come razzista, fascista, retrogrado, nemico della modernità, ignorante bifolco che vuole ammazzare la meravigliosa gallina dalle uova d'oro delle riforme. Sono centinaia di milioni quelli come la negoziante, siamo centinaia di milioni come quella negoziante tedesca di Thomas Mann. E ormai siamo impossibili da scioccare, questo è disperante, perché succede tutti i giorni, ce ne fanno di tutte, non facciamo più niente, siamo lì così, impossibili da scioccare. Ma siamo furiosi come all'era dei tedeschi. Fu durante la crisi, scrisse Thomas Mann, esatto, allora come oggi le crisi, lo sappiamo, sono inflitte, fanno ingrassare i pochi, svuotano i cittadini di ogni, e qui ricito Thomas Mann, capacità di confidare in se stessi, quindi di agire con un senso e con coraggio. Io non sono Thomas Mann, ma tutto questo concetto lo scrisse nel settembre del 2012 in un saggio intitolato La politica della carenza e ci sono somiglianze agghiaccianti fra la crisi di Weimar e quella globale di oggi. Entrambi sono scaturiti dalla consapevole follia predatoria, sadica delle potenze senza la minima considerazione sui costi, sugli umani. Nel 1919, un giovane brillante economista della delegazione inglese al Trattato di Versailles, dove i vincitori della Prima Guerra Mondiale decisero le sanzioni e la spoliazione della Germania, di triturare la Germania a morte, rassegnò le dimissioni, orripilato.
scrisse un volume storico chiamato Le conseguenze economiche della pace, dove denunciò la follia predatoria degli alleati, denunciò che nulla veniva fatto per l'occupazione in Europa, denunciò che il popolo tedesco sarebbe stato schiacciato dalle austerità impostigli, e predisse il peggio. E infatti poi quell'uomo era John Maynard Keynes. Oggi la follia predatoria dell'Unione Europea, dell'austerità, della finanza dei Barracuda non ha esattamente come allora un secondo di considerazione per i costi umani sui popoli, sulle classi medie ormai diventate straccioni, sugli anziani, sugli ammalati, sui bambini, la Grecia che è diventata il Sudan. Oggi come allora i vocaboli pieno occupazione sono scomparsi anche dai sindacati. Non solo da Washington, da Bruxelles, oggi come allora siamo schiacciati a milioni e già sta accadendo il peggio. Le crisi, entrambe oggi come quella di Weimar, sono alimentate dalla pervicace insistenza delle potenze a ripetere gli errori micidiali e il sadismo sociale, recidivi ancora lì oggi. L'economista americano Randall Ray, sempre nel parallelo fra Weimar e ora, ha scritto queste parole: il trattato di Versailles fu una follia sanguinaria dei vincitori, ma ci ricorda adesso il comportamento della Germania della Merkel ai danni del Sud Europa. E sempre sulla pervicace insistenza nell'errore, guardate oggi cosa gracchia l'Unione Europea o ancora i democratici americani dopo Brexit e Trump, recidivi fino al crimine contro l'umanità, sti mostri, capito? Sto dicendo un'Europa che oggi, invece di capire il quarto Reich in arrivo, fa le riunioni per punire Brexit e Trump, e tutti qui a culinario di fronte al volto deforme di quella Angela Merkel, Obama, che dopo aver talmente distrutto la vita di milioni di americani, da aver annientato il Partito Democratico come niente dal 1776, questo qui ancora fa lezioncine contro il nazionalismo populista, e tutti qui in Italia ad applaudire il solito codazzo da vomito di De Benedetti, PD, Benigni, Saviano, Severnini, Travaglio, Vincenzo Bocci, Sole 24 Ore. E intanto la furia sommessa di oceani di umani cresce, e più cresce, e state bene a sentire, e più tratti si aggiungono a quella linea diretta fra la sofferenza di milioni di noi e l'apocalisse di un nuovo Hitler. Ah, voi mi dite che sono parole gonfiate, avventate, sì, raccontato da quel giovane brillante economista inglese che nel 1919 aveva intuito e denunciato tutto. E apocalisse lo è, perché l'abbiamo già visto questo film, abbiamo già visto a cosa poi si abbandonano i milioni di furenti, impoveriti, esclusi, ridicolizzati e ignorati quando poi arriva l'uomo forte. Sapete cosa si abbandonano? Si abbandonano alla politica della mannaia, quella che li vendica, certo, ma poi mozza teste, diritti, ricchezze, intelligenza, compassione, civiltà, senza distinguere più niente. Thomas Mann era cittadino di un popolo che nel 1925 ancora rappresentava un apice della civiltà e della cultura mondiale. Solo 20 anni dopo divenne uno degli abomini della civiltà mondiale. Ecco cosa porta la politica della mannaia quando i milioni di disperati di oggi ci si butteranno dentro. E alla fine ci ridaranno Hitler e noi esulteremo. Certo, sempre meglio che rimboccarsi le maniche, essere cittadini che cercano di salvarsi la vita. Beh, sapete, salvarsi la vita costa impegno, no? Ah, no, è vero, lo ha detto Thomas Mann, il potere ci toglie la capacità di confidare in noi stessi, verissimo. Ma ripeto, chi l'ha detto che i film devono sempre essere uguali? E se stavolta cambiassimo copione, eh?